E per la nostra serie Il meglio e il peggio, vediamo se indovini da che video è tratto. Il bogey. Che cos'è il bogey? Il bogey golfisticamente è un colpo sopra il par. Questo è quello che sappiamo noi. Prende il nome, sempre da quello che sappiamo a livello delle leggende, dal bogeyman, un folletto scozzese che appariva e spariva nei boschi nelle notti scozzesi. Originalmente però il bogey era un avversario dei giocatori. Quello che adesso noi definiremmo il par. Sì, più o meno. Il nostro par. Chiamiamo il par con l'handicap. Originalmente si giocava a golf in match play, quindi uno contro l'altro, chi faceva meno colpi andava a vincere. Però alcuni giocatori giocavano da soli e non avevano ancora trovato un avversario con cui giocare. Allora hanno inventato un modo di giocare che è giocare contro il bogey. Il bogey è il numero di colpi che faccio io se gioco bene con la buca. Quindi se io fossi stato un giocatore da 5 colpi a buca, il mio bogey era 5. Se fossi stato un giocatore più bravo da 4 colpi, 4. E lo decideva il giocatore stesso, perché era una sfida contro se stessi, quindi andare a barare lì era chiaramente il peggio del peggio. Poi sono subentrati gli americani, si parla di fine anni 800, e hanno deciso di standardizzare il numero di colpi delle buche con un criterio abbastanza preciso, in quel caso si parlava prettamente di lunghezza, e hanno visto che questo criterio era mediamente un colpo in meno rispetto al bogey dei loro rivali inglesi. Inglesi, scozzesi. Gli americani hanno quindi deciso di coniare, di prendere in prestito un termine dalla borsa, dalla finanza, bravo. Hanno preso il termine par, pareggio, per identificare il numero di colpi con cui un bravo giocatore riusciva a terminare una buca. E hanno subito visto che questo era un buon metodo facendo una prova in uno dei primi British Open vinto da Tom Morris Jr. Si parla ancora 1800. Young Tom Morris. Avevano fatto una specie di scommessa, predizione, dicendo secondo loro qual era il punteggio che sarebbe risultato vincente per quell'edizione dell'Open. E su tutte le buche dell'Open hanno sbagliato di solo due colpi, quindi Tom Morris è finito a due colpi dalla loro previsione. Allora hanno visto che questo metodo del par poteva essere un qualcosa di utilizzabile, e hanno quindi dato lo standard per quelli che sono i par moderni. E se non hai indovinato da che video è stato tratto, è perché non hai studiato abbastanza, aiaiai. Quindi vienici a trovare sui nostri canali YouTube, Facebook e Instagram. E ci sta!